Sto aspettando Fabrizio, non so se sia finito. Devi Ah, aspettare ancora poco. finalmente. Eccomi qua. Cos'hai portato? Agrumi cinesi, E giganteschi. come fa a sapere che sono cinesi? Lo vuoi sapere? Guarda, è scritto qua. Ma sono finti. Eccoci, buongiorno, buongiorno. Salve. A tutti. Buongiorno. Ciao, Debora, Fabrizio. Ciao, guarda che spesa originale ha fatto Fabrizio. Un bel limone. Spettacolare. E un'arancia. Soprattutto direi tutto succo, no? Sì, fantastico, veramente. Perfetto, quindi per dare la carica di vitamina C in questo periodo invernale, secondo me se tagliate a metà e iniziate a spremere questi qua, quando poi è uscito tutto il succo potete tornare in studio. Io per adesso faccio per il dolce. Quindi ci vediamo tra 3-4 ore. Quindi non li vuoi? Il tempo che voi tagliate il vostro limone e la vostra arancia, iniziate a spremere. Ci vediamo dopo. Ci vediamo dopo. Allora, la ricetta di oggi, perché alla fine loro due ci giochiamo e ci divertiamo, però siamo qui a fare dei dolci. Quest'oggi io volevo presentarvi un dolce un po' particolare, perché è un dolce considerato da street food, quindi un dolce da strada, ed è la ricetta dei churros. Quindi, per fare questa ricetta, noi abbiamo 250 g di acqua, 200 g di uova, quindi 4 uova, 150 g di farina, 100 g di burro e dello zucchero semolato che utilizzeremo poi quando i churros saranno pronti. Vediamo adesso i passaggi, il procedimento. L'impasto è simile a quello dei bignè, quindi dobbiamo realizzare iniziando mettendo l'acqua insieme al burro e accendiamo il fuoco. Abbiamo raggiunto quindi il bollore di acqua e burro. A questo punto posso aggiungere anche la farina. Mescolo velocemente. Si ottiene un impasto che è abbastanza duro, molto simile come consistenza quasi a un purè. E vado avanti a mescolare finché non si forma sul fondo della pentola una leggera patina. A questo punto dovremmo aspettare un po' che raffredda. Io ho il vantaggio della planetaria e quindi la uso, quindi metterò l'impasto in planetaria. E accendendo la planetaria di fatto sta già raffreddando. A questo punto metto un uovo per volta, quindi delle 200 grammi, quindi 4 uova, metterò un uovo, aspetto che viene incorporato e man mano aggiungerò anche gli altri. Allora, abbiamo pronto quindi l'impasto. A questo punto dovrò inserire l'impasto in una sac à poche in cui ho messo una bocchetta riccia. E non ci resta che passare in frittura.
Quindi abbiamo fritto i nostri churros, a questo punto li togliamo, metto su carta assorbente qualche secondo per far assorbire un po' l'olio. Li trasferisco nello zucchero semolato. E a questo punto li metto sul piatto all'interno della ciotola. Li lascio così naturali, è possibile anche metterci del topping. Per la verità, quando mentre li facevo, la cameraman proponeva la Nutella. E quindi eccolo pronti i nostri churros per la puntata di oggi. Chiudiamo quindi invitando sempre i due mattacchioni che mi scombinano sempre la cucina. Allora, Deborah e Fabrizio, prego. Ciao. Wow, sono le 3 del mattino, questi sono i dolci fatti apposta per le uscite della discoteca. Che profumo meraviglioso. Hai visto? Quindi churros per quest'oggi. La ricetta è molto simile a quella dei bignè, quindi si inizia preparando l'acqua e il burro sul fuoco. Quando bolle aggiungo la farina, dopodiché in planetaria ho aggiunto le uova, ma poco per volta, e dopodiché abbiamo passato col sac à poche con la bocchetta riccia in frittura. Li ho lasciati naturali apposta. Ciascuno di voi poi può, eh? Io il cioccolato l'ho appoggiato. Guarda Fabri, non avevamo dubbi. Molto semplici quindi, sembrerebbero. Quindi semplici da preparare e è il classico street food spagnolo come origine, però perché no? Insomma, è davvero facile, per cui lo proponiamo anche a casa. Quindi come sempre proponiamo a casa di provare a realizzare questa ricetta per poi mandarci foto e video o attraverso la pagina Facebook Tu Come Lo Fai, oppure su Instagram utilizzando l'hashtag Tu Come Lo Fai. Questa è stata l'ultima puntata dell'anno, ci vediamo l'anno prossimo, buon 2018. E quindi a tutti voi delle dolcissime vacanze, ci vediamo quindi alla prossima puntata di Carta da Zucchero. Nel nuovo anno. Ciao a tutti. Tanti auguri, a presto.